Ciao ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo di come la trama e anche l'impegno si spostino da una serie epocale agli spin-off. Perché oggi parliamo di Fear the Walking Dead, cioè uno spin-off nato veramente in un modo di merda, perché ragazzi faceva veramente cagare all'inizio, e poi quando ha cominciato a far cagare The Walking Dead ha cominciato invece a portare una trama un po' più sensata lo spin-off che The Walking Dead. Allora, come al solito, io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. E veramente qui pure dovrei fare una bella distinzione tra le prime tre stagioni e le ultime quattro, perché sono arrivate a sette stagioni di spin-off e continuerà. The Walking Dead, lo sappiamo già che gli piace fare le cose in grande, ma persino lo spin-off fa ridere. Cioè, ci sono veramente serie che finiscono dopo tre stagioni di solito. E invece questo è uno spin-off da sette stagioni e non è neanche finito. Allora, la trama all'inizio, ecco, parliamone. La trama parla dell'inizio, di come è successo tutto nel mondo di The Walking Dead, quindi come sono usciti i primi zombie, come è andato tutto a puttane. Sinceramente, non fanno vedere un cazzo. È una grande presa per il culo in cui tu segui solo le vicende di questa famiglia e basta, ma non si capisce un cazzo. Cioè, non è che ti raccontano veramente cosa è successo e cosa no, oppure il perché sono usciti fuori gli zombie, come invece avevano esclamato a gran tono quando è uscito questo spin-off. Ah, lo spin-off in cui parleremo del perché il mondo di The Walking Dead è così, come mai, da cosa è uscito fuori questo virus. Cioè, io sinceramente, che all'epoca poi ero abbastanza fissato, mi stavo già smanettando al pensiero di dire: ah, quindi è per questo, e scoprire perché c'è questo virus. Non viene spiegato. Cioè, perde totalmente senso lo spin-off in queste tre prime stagioni, in cui non succede un cazzo. L'unici, diciamo, un po' più carini, anche come cattivi, sono gli avvoltoi, che ci sono alla fine della terza, quando la maggior parte dei personaggi, per fortuna, e ripeto per fortuna, gli estira, e quindi si va avanti. E gli avvoltoi sono carini perché? Perché sono un gruppo che praticamente aspetta davanti alla gente che muore e poi si frega tutto. Quindi, cioè, loro arrivano lì e razziano tutto quello che c'è nei dintorni prima di quelli che stanno guardando, così che quelli che stanno guardando, soprattutto se sono brave persone, non andranno mai a prendersela con loro, perché semplicemente sono arrivati prima a prendersi il cibo. Vabbè, non gliene frega niente a nessuno. Poi dalla quarta stagione arriva il salto di qualità. Perché arriva il salto di qualità? Perché per chi segue The Walking Dead, arriva un personaggio wow, che noi tutti abbiamo sempre guardato alla fine di ogni 2-3 stagioni, ogni tanto, che si levava una maschera e noi facevamo tipo: è vivo! È vivo! Stiamo parlando di Morgan, che è praticamente quello che salva Rick all'inizio, e poi ogni tanto va, torna, se ne va, ritorna. Da questo momento in poi, praticamente Fear the Walking Dead parla solo di Morgan, e quindi è bello, perché è un personaggio che comunque ha carisma, è affascinante, e per tutti quelli che comunque hanno visto The Walking Dead è una bella cosa, perché finalmente scopri che cazzo fa Morgan ogni volta che se ne va, perché penso che ce lo siamo chiesto varie persone, e si spiega molto anche della sua storia, e si ambienta dopo la fine di Negan, per capirci. Quindi dopo Negan Morgan se ne va un'altra volta, mi pare. Sì. E
da lì in poi parte è la quarta stagione. Quindi diciamo che più o meno l'ottava stagione di The Walking Dead è la quarta di Fear the Walking Dead. Che fa ride se ci pensate, perché? Perché Fear the Walking Dead a livello temporale, tecnicamente, dovrebbe essere ambientato molto prima, in quanto è ambientato agli inizi di come è successo tutto. Mentre l'ottava stagione, mi pare che sono ormai quasi pure 10-15 anni che... vabbè no, 10, perché Judith comunque è piccola. 10 anni che è successo tutto. Non so come siamo arrivati a questo salto temporale, che secondo me è un pochino un buco di trama, però vabbè. Poi piano piano succedono cose e passa l'hype di Morgan. Quindi che fanno? Ti mettono un altro personaggio che se ne va e che tu hai amato un pochino, a chi non sta troppo sul cazzo, perché comunque lui è un po' stronzetto. Però qui te lo fanno amare, cioè Dwight, e quindi parlano di lui che ritrova la ragazza, che la cerca e tutto il resto, perché la ragazza se n'era andata, tutto il resto. Carino, ti tiene ancora un po' più attaccato allo schermo, finché poi piano piano comincia un po' a scimmiottare, un po' così, e questa trama va un po' a puttane. Perché? Perché succede una cosa che io sinceramente vi spoilerò adesso, se non volete saperla andate avanti di 30 secondi. A una certa cascano delle cazzo di bombe nucleari, che è figo, è fighissimo, ma come cazzo me lo spieghi che cascano 10 testate nucleari su un cazzo di stato, ok? E nel frattempo in The Walking Dead se ne stanno tutti tranquilli, ok che gli Stati Uniti sono grandi, ma penso che come minimo la notizia gli arriva del fatto che siano esplose 10 bombe nucleari odierne, neanche tipo quelle di Hiroshima e Nagasaki, che per carità hanno fatto il loro casino, ma quelle odierne sono ancora peggio. Quindi come cazzo è possibile? E quindi io sto incazzato come una iena, perché l'ho appena finito e sto bestemmiando un po'. Per poi farti anche un mini finale di alcuni personaggi delle prime stagioni che ancora sono vivi, che tu odi e che non vedi l'ora che schiattano, così se leva ancora quella piccola zozzuria de merda che ci è rimasta appiccicata alle scarpe di quei personaggi delle prime 3 stagioni di merda. Ti fanno fa pure degli episodi inutili in cui dici poverino questo personaggio, guarda come ci siamo tutti affezionati, non gliene frega un cazzo a nessuno, un personaggio di merda e non c'ha niente da raccontare, ok? Quindi trama per me 6, dai, perché non mi va comunque di buttare troppo a merda. Diciamo che ecco, iniziatelo dalla quarta, tanto è un po' come Attack on Titan. Non serve a un cazzo guardare le prime 3 stagioni. Personaggi. Parliamo dei personaggi. Allora, Morgan e Dwight. Non penso ci sia bisogno di fare presentazioni, ma le farò velocemente. Morgan è quello che ha salvato Rick all'inizio. È un personaggio molto carismatico e molto segreto, che qui viene esplorato, e anche in un modo veramente carino. Dwight era un pezzo di merda che stava con... anzi, non era poi così stronzo, però stava con Negan e era costretto, diciamo, a fare lo stronzo. E Negan gli si è pure scopato la ragazza, quindi comunque gli erodeva un po' al culo e ci aveva anche ragione. Però qui viene esplorato e si vede come lui appunto guarisce da quella cattiveria che Negan gli ha installato con la forza, a forza di cose alla Berserk, insomma. E andando avanti, personaggi della prima stagione c'è tutta la famigliola, quindi Nick, Alicia, Madison. Nick e Alicia sono i figli, maschio e femmina. Madison è la madre. E poi c'è il padre, che è tipo un Maori, così, vabbè. E poi chi altro c'è? Ah sì, Daniel, con la famiglia, che è un... questo è il personaggio più riuscito, penso, delle prime 3 stagioni. È un barbiere, ok? Con anche lui la famiglia, quindi la moglie e la figlia grande, che si chiama Ophelia. E perché lo so? Perché mi ci fanno 2 palle così ancora adesso alla 7ª stagione con sta cazzo di Ophelia. Ecco perché. E lui è il personaggio migliore di tutti della 3ª stagione, perché a un certo punto si scopre
che lui era uno dei servizi segreti messicani che praticamente torturava la gente, addestrato dalla CIA, cose così. E ragazzi, è un vecchio che voi vedete e dite vabbè, ma dai, cioè, questo non fa niente, e poi ammazza la peggio gente, cioè è proprio una macchina da guerra, e fa troppo ride, fa ride sta cosa. Vabbè, comunque lui è l'unico personaggio di quegli altri che ho detto che si salva, secondo me, perché tutti gli altri sono inutili al cazzo, tranne forse Nick un po' all'inizio e Victor. Victor è un arrampicatore sociale, praticamente, che anche dopo la distruzione di tutto, insomma, si mette a sputtanare gente per sopravvivere. E tutto rispetto, alla fine non è cattivo, è stronzo, cioè non è che lo fa apposta, solo che se deve scegliere tra lui e te, sceglie lui, è normale, perché anche io farei così, cioè sinceramente penso chiunque. E niente, quindi non si fa problemi, va avanti ed è un grande, che poi è doppiato da Enrico Di Troia, mio grande amico, grande Enricone. E andando avanti, non penso di dire nessun altro personaggio, poi ci sono altri personaggi che vengono messi dopo, ma comunque, perché è vero quello che ti pare, ma viene data troppa importanza a dei personaggi che sono inutili, quindi 5 questa volta. Andando avanti come obiettivo, diciamo che qui c'è da parlare di una bella salvata che ha dato appunto l'introduzione di Morgan, soprattutto perché l'obiettivo era portare una serie che intrigasse la gente, perché dovevi spiegargli come mai è successo tutto. Beh, è fallito visto che non l'hai fatto. Però è pur vero che poi ci hanno saputo fare dal punto di vista di introdurre un'altra storia che riportasse il pubblico a guardare Fear the Walking Dead. Quindi non è proprio da 0/1, ma un 3. Perché comunque non è che si merita molto di più. Niente ragazzi, come voto finale, quindi io gli do un bel 4,5. Mi duole dare questo voto, sì, mi duole, perché comunque è sempre un prodotto The Walking Dead, e perché poi mi viene tristezza guardando quei pochi personaggi fatti bene, e quindi dico, ma poverini, perché ci devo dare questo voto anche a loro? Però purtroppo vengono messi dentro a delle opere molte volte sprecate da persone che non le sanno fare, sinceramente, secondo me, perché oggettivamente, ragazzi, non c'ha senso questa serie di esistere, e l'hanno portata avanti. Ci hanno saputo fare, appunto, a riportare il pubblico, ma il senso era un altro, quindi che cazzo vuoi? Cioè, è come se io faccio una serie su un ospedale e poi, ah vabbè, cambio, dai, adesso diventa un horror. E allora la gente, oh che figo, è diventato un horror, lo vado a guardare. Ugualmente hai fallito, perché doveva essere una serie su un ospedale, cazzo. Vabbè, comunque, ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Fear the Walking Dead, dove non so che cazzo doppierò. Però, doppierò qualcosa, insomma. A venerdì.